i bombardamenti su Gaza, l'allarme che risuona nella città di Tel Aviv, la guerra che torna concretamente come l'incendio di quel pezzo cruciale di Medio Oriente. E di fronte a tutto questo, il silenzio assordante dell'Europa, il silenzio dell'Italia. E anche il premier Matteo Renzi, così prolifico di parole su qualunque argomento, ha inaugurato il semestre europeo senza citare il nodo fondativo e fondamentale del mondo nostro, che è il nodo pace e guerra, e oggi il governo italiano non dice quasi nulla sul martirio dei civili a Gaza e in quella parte sfortunata di mondo. Credo che la battaglia per la pace sia la cosa più importante, che la politica non valga nulla se non è innanzitutto un impegno e un cammino di pace.